Strage a Nizza. Ha sgozzato 3 cristiani. Italia verso lo scenario 4. Il più grave. Torna l'incubo dei bollettini della morte. La nostra fragile libertà stretta fra terrorismo e pandemia. La Francia sotto attacco per aver difeso la laicità. 3 persone uccise. Sgozzato il sacrestano. Boom di casi. Lockdown light. Muoviamoci il meno possibile. 300 miliardi di test al giorno. Macron, siamo sotto attacco. Pensieri costanti. Sono disturbato, cattivo umore. Dalla ricerca scientifica nasce Laila. Muore a 81 anni in carcere. Era positiva al Covid. 3300 posti di terapia intensiva. Chi può resti a casa. E il contagio si impenna. 3005 nuovi casi. Senza tregua. La curva non cala. Il poi è avvenuta con il barcone. Francia sotto shock, 3 sgozzati in una chiesa. Va chiuso il confine con l'Italia. Vola l'indice di contagio. Interrogata bendata per non copiare da casa. Ha preso 9. Il nemico che la Francia non riesce a sconfiggere. L'ultima frase. Dite ai bambini che li amo. L'indice del contagio balza a 1.6. Attacco alla libertà. Chiusura totale o mini lockdown? Attori e VIP, la quarantena diventa reality. Donna ferita riesce a fuggire. Dite alla mia famiglia che l'amo. Poi muore. Conte resiste nel bunker. Covid, morta un 82enne. La curva va frenata. Lockdown dal 9 novembre. Chiusi i circoli ma in Toscana è rivolta. Discriminati. Ieri forte calo da 200 a 100. Ma nell'ultima settimana registrate 950. E a Treviglio scoppia un secondo focolaio. Il Papa prega perché la violenza cessi e si torni a guardarsi come fratelli e sorelle. All'interno Maria e l'uomo contemporaneo. So 2 positivo, lavorerò da casa. In Italia cresce l'incubo e catastrofe. Ma il governo tranquillizza, ci sono 10.000 intensive, 26 triliardi di contagi. Il cardiologo insegue i pazienti impauriti e li convinco a curarsi. La BCE prepara il bazooka. Lockdown soft entro 10 giorni. Caro Trump, lei è l'ultimo argine alla dittatura sanitaria globale. Acquista la maglia UEFA Champions League. Terrore nella cattedrale. Bisogna reagire all'Islam. Erdogan come Bin Laden. La Meloni fa a pezzi Conte. I grillini hanno un'idea. Preservativi ai cinghiali. Non decollano i tamponi rapidi. Positivo un neonato. L'arcivescovo, stiamo vivendo un momento apocalittico. Rivignano in lutto per l'elettricista Caio, scomparso a 33 anni. Pegora!